Compare anche a voi, Anna Bettoni si sta collegando all'audio. Che significa? Direi che possiamo aspettare ancora qualche minuto e poi iniziamo.
Penso che possiamo iniziare quest'ultima nostra lezione di Human Rights. Innanzitutto ci presentiamo, siamo tre dottorandi dell'Università della Tuscia in diritto dei mercati europei e globali e siamo appunto, come potete vedere dai nostri nomi, Elena Ghi, Anna Bettoni e Lorenzo Ricci. Siamo arrivati a questa ultima nostra lezione di Game of Rights. Questo ciclo di lezioni organizzato dall'Università della Tuscia, il cui tema principale era quello dei diritti tra individuo e società e del rapporto che i diritti individuali hanno nell'interazione con la società. La lezione di oggi è una lezione. L'ultima lezione che cercherà un po' di tirare le fila di questi nostri discorsi che abbiamo fatto nel corso di questi mesi e che appunto si occupa proprio di concentrare l'attenzione sul macro tema di questo nostro ciclo di lezioni, che è appunto il rapporto fra i diritti individuali e gli interessi collettivi in una società complessa. E cercheremo di mostrarvi come, partendo dal presupposto che esistono dei diritti individuali costituzionalmente tutelati, che sono considerati fondamentali dalla nostra società, beh, questi appunto devono essere bilanciati, devono trovare un punto d'incontro con altri diritti che vengono ad essere rilevanti proprio grazie al nostro vivere insieme. E quindi, per ricapitolare un po' quali sono state le tematiche. In questo nostro ciclo di lezioni abbiamo parlato, per esempio, del rapporto fra l'obbligo di vaccinazione e il diritto, l'obbligo di vaccinazione che diciamo, ha anche una funzione favorevole alla salute pubblica, e però il diritto individuale di ciascuno di noi di rifiutare i trattamenti sanitari che non vuole ricevere. Il rapporto fra la libertà di iniziativa economica e l'utilità sociale e il bilanciamento tra questi due interessi. Il diritto di proprietà, che è il diritto assoluto per eccellenza, che però va bilanciato con la funzione sociale della proprietà stessa. Pensate, per esempio, alle case occupate, ai vincoli dei beni che appunto costituiscono patrimonio culturale del paese. Il rapporto fra i diritti individuali, tra il nostro diritto individuale a ricevere un servizio pubblico per il quale noi paghiamo le tasse, e però anche l'obbligo che ricade su ciascuno di noi di contribuire con le imposte anche ai servizi di cui noi non usufruiamo direttamente. La tutela dell'interesse del minore ad avere una famiglia, che però va contemperata con la tutela dell'ordine pubblico, il diritto alla riservatezza, che va bilanciato con altri interessi sociali rilevanti, come per esempio quello della repressione dei reati, la libertà di coscienza e l'obiezione di coscienza, che però a volte diventa un ostacolo al diritto dell'altro. E nelle nostre lezioni non abbiamo potuto esimerci dal trattare anche la delicata tematica della guerra. Vogliamo quindi concludere questo nostro ciclo di Game of Rights ponendo lo sguardo al futuro, cercando di capire dove i diritti stanno migrando. E per fare questo vorrei leggervi una frase che secondo me è emblematica del discorso che faremo oggi, che è una frase che ha scritto Hannah Arendt, una famosissima scrittrice e politologa del nostro tempo, che nel suo grande e famoso libro che si chiama Le origini del totalitarismo, che è un libro che parla appunto delle caratteristiche dei regimi totalitari, lei scrive: il diritto ad avere diritti o il diritto di ogni individuo ad appartenere all'umanità dovrebbe essere garantito dall'umanità stessa. Ecco, attraverso questa frase noi possiamo capire che entriamo in un tempo, auspichiamo di entrare in un tempo in cui è l'umanità stessa che garantisce i diritti di ciascuno, che devono coesistere col nostro stare insieme, ma che vengono riconosciuti alla persona in quanto uomo, in quanto essere umano e non in quanto appartenente ad una specifica categoria sociale che è, diciamo, in qualche modo privilegiata. Quindi nella nostra lezione tratteremo principalmente di due prospettive. La prima è quella dei diritti che vengono chiamati diritti solidali, cioè di questi diritti che esistono proprio in quanto noi interagiamo l'uno con l'altro, e quindi nello specifico il diritto all'ambiente. Potete voi immaginare il signor Ambiente che si presenta in tribunale e dice:
mi avete leso nel mio diritto alla salute o nel mio diritto all'integrità e vorrei il risarcimento, vorrei che siano terminate queste lesioni? Chiaramente no. E quindi il diritto all'ambiente è per noi anche forse un dovere, il dovere di difendere l'ambiente in cui noi viviamo e conviviamo. E poi il secondo tema che tratteremo, che è quello che vi anticipavo con questa frase, nello specifico della nostra società, che è una società umana, che non è più lo Stato, la nazione, la classe sociale, ma che è diventato società. E quindi in questa nostra comunità sociale vengono a rilevare i nostri diritti appunto umani, in quello che, secondo Rodotà, è un mondo senza centro, in uno spazio che non è più lo spazio di diritto, ma è lo spazio dei diritti, i nostri diritti. Passo quindi la parola alla mia collega Anna che parlerà del primo aspetto. Prego, Anna. Buongiorno a tutti, grazie Elena per la presentazione. Io sono Anna Bettoni, dottoranda in diritto presso l'Università degli Studi della Tuscia e, come ha anticipato la mia collega Elena, vi parlerò della tutela ambientale come ambito in cui entra particolarmente in crisi questo rapporto, questo dualismo tra l'individuo e la società. Si tratta di un settore in cui sorgono dei dilemmi molto delicati e molto particolari proprio con riguardo a questo rapporto tra la tutela dell'interesse, della posizione soggettiva del singolo e la tutela della collettività, quindi delle istanze sociali. Sapete tutti che quando viene lesa una posizione soggettiva, quando viene causato un danno a un bene di vostra proprietà, o per esempio quando viene lesa la vostra persona, ad esempio, se vi rompono una bicicletta o se vi rompono una gamba, peggio ancora, la persona che ha causato questo danno è tenuta al cosiddetto risarcimento del danno. In altre parole, deve corrispondervi una somma di denaro che sia capace di in qualche modo ristorare questo danno che vi è stato causato. Capite bene che un conto è una bicicletta, un conto è una gamba, un conto è una realtà estesa e in qualche modo evanescente come quella dell'ambiente. Soprattutto se ci riflettete, nel caso in cui vi dovessero rompere una bicicletta, il risarcimento del danno sarebbe non solo in grado di ristorare in qualche modo il danno patito del fatto che non avete più una bicicletta, ma con quella somma di denaro potreste comprare una bicicletta nuova. Ecco, nel caso in cui invece l'ambiente venga inquinato, capite bene che un risarcimento del danno, non è di per sé sufficiente a reintegrare quella situazione che sussisteva prima del danno, quindi non è sufficiente a ripristinare la situazione originaria, perché sicuramente la somma di denaro, in qualche modo, per esempio corrisposta allo Stato, potrebbe essere utile per mettere in atto delle misure riparatorie, ma l'inquinamento ambientale, atmosferico, l'inquinamento dell'acqua, resterebbe lì dov'è. Motivo per cui la legge, in particolar modo il decreto legislativo 152 del 2006, il cosiddetto codice dell'ambiente o testo unico sull'ambiente, che ha sostituito la normativa previgente del 1986, è oggi, diciamo, il cuore legislativo del diritto ambientale, dispone infatti una serie di misure in capo al soggetto inquinante, volte proprio a ripristinare quello che è lo stato, quello che era lo stato ambientale originario prima della violazione, prima del comportamento inquinante da parte dell'operatore, che il più delle volte, capite bene, si parla di un'impresa produttiva. Il codice dell'ambiente si impronta su tre principi fondamentali, che sono il principio di prevenzione, il principio di precauzione e il principio chi inquina paga. I primi due principi, come lascia intendere, diciamo, la parola stessa, sono costituiti da tutte quelle misure, si concretizzano in tutte quelle misure volte a evitare che il danno ambientale si produca. Questo perché? Perché è evidente che il danno ambientale è un danno particolarmente difficile da ripristinare, e soprattutto per l'operatore dover ripristinare lo status quo ante, diciamo, la violazione e l'inquinamento è molto più oneroso e faticoso che pagare un semplice risarcimento del danno. Il terzo principio, quindi abbiamo il principio di precauzione e di prevenzione, il terzo principio è il principio chi inquina paga.
L'espressione chi inquina paga potrebbe essere fuorviante, nel senso che rimanda appunto al concetto di risarcimento di cui vi ho parlato prima. Ecco, chi inquina paga invece deve essere inteso come chi inquina paga per mettere in atto appunto tutte quelle misure volte a ripristinare la condizione originaria e a eliminare quelli che sono stati gli effetti pregiudizievoli di un comportamento appunto dannoso per l'ambiente. Ma la domanda, il dilemma, a mio parere, più interessante e soprattutto pertinente, con questa lezione riguarda proprio il rapporto tra l'individuo e gli interessi della collettività. Perché? Perché, come giustamente ha detto la mia collega Elena, il signor ambiente non è in grado di presentarsi in tribunale e di chiedere il risarcimento di un danno subito. Quindi avrà bisogno di un soggetto legittimato ad agire, che possa appunto recarsi davanti a un giudice e chiedere questo risarcimento. Ho usato un'espressione, ho detto legittimato ad agire. La legittimazione ad agire consiste appunto nella facoltà per un soggetto che veda leso un suo diritto di andare in tribunale e di chiederne proprio processualmente la tutela di quel diritto. Ci si domanda se la legittimazione ad agire sia, in caso di danno ambientale, una prerogativa esclusivamente pubblica, oppure se anche il privato abbia una qualche forma di legittimazione. Ed è un dilemma la cui risposta non è affatto scontata, perché da un lato sicuramente il bene ambiente è un bene di carattere collettivo, da cui la collettività trae beneficio, ma se ci pensate bene, anche il singolo, sia per quanto riguarda la salute della sua persona, quindi l'interesse a godere di appunto un ambiente con l'aria pulita o di mangiare alimenti che non siano particolarmente inquinati da sostanze tossiche, o anche semplicemente l'interesse alla godibilità di un luogo o di un paesaggio, rendono l'ambiente un bene il cui interesse è sicuramente anche quello del singolo alla sua tutela e alla sua conservazione. La legge risponde a questo dilemma, il famoso decreto legislativo di cui vi parlavo prima, 152 del 2006, scioglie questo dilemma disponendo che soltanto il Ministero dell'Ambiente è in grado, è legittimato ad agire per il risarcimento del danno ambientale, in questo modo escludendo completamente la legittimazione ad agire del singolo privato. Sapete però che un conto è la legge e un conto sono le decisioni dei giudici, che possono fortemente influenzare quella che è la corrente di pensiero, diciamo così, in un determinato settore. E infatti la giurisprudenza si è mostrata altalenante, nel senso che i giudici hanno alcune volte preferito un determinato orientamento e altre volte un altro. Vi faccio un esempio, per farvi capire meglio. Un'impresa edile nel 2014 è stata accusata di aver deturpato un paesaggio di notevole interesse pubblico perché particolarmente bello, particolarmente godibile sotto il profilo della vegetazione, degli animali, della pulizia dell'aria, in generale della bellezza del luogo. Dicevo, un'impresa edile è stata accusata di aver deturpato questo luogo attraverso il deposito di sostanze tossiche senza le dovute precauzioni e senza le dovute autorizzazioni. A questo punto il tribunale inizialmente, quindi in primo e in secondo grado, sapete che esistono tre gradi di giudizio, il tribunale in primo e in secondo grado ha ammesso la possibilità per i cittadini abitanti nelle aree adiacenti a questo luogo di richiedere il risarcimento del danno ambientale in virtù proprio del loro interesse a godere di quell'area. La prospettiva muta profondamente quando si arriva al terzo grado di giudizio, costituito dal giudizio della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha negato fermamente la possibilità per questi soggetti di continuare a chiedere il risarcimento del danno, ritenendo che il danno ambientale, in linea con quanto disposto appunto dalla legge, siano legittimati ad agire per il suo risarcimento soltanto lo Stato, attraverso il Ministero dell'Ambiente, e che i privati abbiano esclusivamente un interesse ad agire per il risarcimento di quei danni ulteriori e concreti che siano in qualche modo collegati con il danno ambientale, ma non abbia nessun potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in senso stretto.
A questo punto c'è un saggio interessante di un professore dell'Università della Columbia che ha un titolo molto provocatorio perché si intitola Hanno gli alberi il diritto a ottenere il risarcimento del danno? È una domanda a cui appunto la giurisprudenza non ha ancora dato una risposta ferma, perché come vi ho detto la legge pone un limite per il privato alla legittimazione attiva per ottenere una qualche forma di tutela di questo danno, ma allo stesso tempo la giurisprudenza sta evolvendo in linea con quella che Norberto Bobbio nel suo celebre scritto L'età dei diritti definisce la moltiplicazione dei diritti, intesa come l'aumento esponenziale di quelle che sono le situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela. Pensate ad esempio, non so, alla tutela dei dati personali. 60 anni fa chiaramente la tutela dei dati personali era un diritto quasi non riconosciuto, comunque riconosciuto in maniera minimale rispetto chiaramente alla situazione attuale, perché la società evolve e quindi i diritti e le situazioni giuridiche soggettive tendono inevitabilmente ad aumentare. A questo punto vi lascio la parola alla mia collega Elena Ghi che proseguirà questo discorso in tema di rapporti tra l'individuo e la collettività in un settore specifico. Grazie mille Anna. Sì, adesso quindi, dopo aver parlato dei diritti, che appunto, di questi nuovi diritti che vengono in rilevanza proprio grazie alla nostra, al nostro coesistere, passiamo a concentrarci sulla dimensione individuale, dei soggetti. Il professor Ridola, docente di, diritto pubblico comparato all'Università, La Sapienza di Roma, dice che il sistema dei diritti costituzionali ha come chiave di volta non più l'individuo, considerato come centro di una trama di situazioni soggettive riferite al rapporto tra lui stesso e lo Stato, ma l'homme situé, cioè l'uomo considerato nella sua dimensione umana e nella sua interazione tra bisogni, passioni, interessi all'interno appunto della società. Posto in cui gli sviluppa anche la sua personalità. Ecco, secondo me si può parlare anche del diritto internazionale in questi termini, diritto internazionale che negli ultimi anni, come sicuramente avrete avuto modo di notare, sta mutando. Pensate che se un soggetto viene leso in un suo diritto fondamentale in un altro stato rispetto a quello della sua provenienza, di sua cittadinanza, non è più necessario, come invece era prima, che egli chieda la protezione del suo diritto allo stato di appartenenza, secondo il meccanismo della protezione diplomatica, ma può egli stesso citare in giudizio lo stato che lo ha leso e richiedere la tutela e il risarcimento del danno per la violazione del diritto. E quindi, per esempio, se io vengo lesa nel mio diritto ad avere una vita privata e familiare in Francia, io ho la cittadinanza italiana, quindi non ho legami di tipo appunto di cittadinanza con la Francia, non ho necessità di chiedere al mio paese di provenienza la tutela di questo diritto, ma posso direttamente io agire contro la Francia per ottenerne appunto la tutela. Quindi, voi capite cosa si intende quando si parla appunto di spazio dei diritti in questa che è diventata più che una comunità statale che riguarda lo Stato nello specifico, una comunità umana, sociale, che trascende i limiti dei confini statali, della cittadinanza e quindi di un'appartenenza al territorio in senso stretto. E questo si può rapportare anche nell'ambito dei procedimenti penali che riguardano crimini di guerra, crimini contro la pace, vengono posti in essere, vengono appunto continuati e non solo dallo Stato all'interno del quale questi crimini si sono stati compiuti, ma diventa un problema di rilevanza sociale. Pensate per esempio al Tribunale Internazionale di Norimberga, che ha giudicato con giudici che venivano da vari stati diversi i crimini contro la pace, i crimini di guerra che erano stati commessi dai generali nazisti contro la popolazione ebraica. Ma per concentrarci di più sui diritti, che sono appunto diritti fondamentali e diritti umani in questa comunità che è diventata sociale, vi preciso che
Nel nostro, diciamo, attuale assetto possiamo trovare tre principali fonti che garantiscono diritti umani e fondamentali a prescindere dall'appartenenza statale, che sono la Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la Carta Interamericana dei diritti dell'uomo. Questi tre accordi permettono ai soggetti di ricevere la tutela, appunto, dei propri diritti fondamentali a prescindere dalla loro appartenenza statale e in base a dove hanno ricevuto la lesione del loro diritto. Chiaramente io vi ho fatto questi tre nomi e si percepisce che manca una parte di territorio che dà questo tipo di tutele, che è per esempio l'Asia, perché noi abbiamo una convenzione, un accordo di questo tipo in America, l'abbiamo in Europa, l'abbiamo in Africa, in Asia no. Quindi da questo punto di vista troviamo un limite perché c'è una mancanza di tutela in quell'area lì. Ma concentrandoci invece sulle tutele straordinarie che ad oggi esistono e che qualche anno fa sarebbero, fino a qualche anno fa sarebbero, a qualche, diciamo, allo scorso secolo sicuramente sarebbero state ritenute veramente difficili da ottenere, mi concentrerò sulla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che appunto si applica in Europa e quindi ci riguarda più da vicino, che pensate è stata istituita nel 1950, quindi in un tempo ragionevolmente vicino. Alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che è la Corte che appunto tutela il rispetto e quindi punisce le violazioni dei diritti fondamentali che sono tutelati all'interno della Convenzione, quali ad esempio il diritto alla salute, il diritto alla vita privata e familiare, il divieto di tortura e di trattamenti inumani degradanti. Ecco, alla Corte Europea si può arrivare sia per un ricorso interstatale, cioè due stati, uno stato cita in giudizio un altro stato perché ha violato alcuni di questi diritti, ma questa è la cosa veramente sorprendente, anche con un ricorso individuale, cioè un singolo individuo può andare dalla Corte Europea contro uno stato, che è quello che vi dicevo all'inizio della nostra lezione, per chiedere il rispetto e il risarcimento del danno per appunto la lesione che lui ha subito su questi diritti. Ma tutto questo in che cosa si traduce poi nella realtà? Ecco, vi porto degli esempi per farvi capire quanto questo sia importante. Pensate a un caso di una cittadina, di una signora cinese che si trovava in Francia, quindi una signora che aveva la cittadinanza cinese, che non aveva nessun legame con la Francia, ma si trovava lì perché si trovava a lavorare lì e era stata accusata di aver esercitato delle pratiche sanitarie che potenzialmente costituivano l'esercizio abusivo della professione sanitaria. La polizia aveva fermato questa signora che non conosceva bene il francese. La polizia aveva fatto delle domande a questa signora che fondamentalmente aveva espresso delle dichiarazioni e si era autoincriminata. Cioè, con le dichiarazioni che aveva espresso, si riusciva facilmente a capire che effettivamente lei aveva compiuto un esercizio abusivo della sua professione sanitaria. E lei, ripeto, una cittadina cinese che era in Francia, quindi in Cina non c'è questo tipo di tutela, in Francia era stata lesa, secondo la signora, nel suo diritto all'equo processo, perché non era stata coadiuvata da un interprete, e quindi ha adito la Corte Europea dei diritti dell'uomo, citando la Francia, che quindi è stata convenuta, che appunto ed è stata risarcita dalla Corte Europea. Per farvi un altro esempio che mi fa appunto capire quanto sia efficace questa tutela dei diritti umani, quanto siamo diventati una comunità sociale. Parliamo dell'Italia. L'Italia è stata convenuta in giudizio nel 2009 da un signore, Sulejmanovic, che era un signore che appunto era un cittadino bosniaco, quindi anche qui nessun legame con l'Italia, che era stato detenuto nel carcere di Rebibbia, che fondamentalmente lamentava di aver avuto una cella troppo piccola e che quindi era stato leso nel suo diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti. La Corte Europea ha condannato l'Italia. E per farvi capire come questi diritti umani
che vengono tutelati in questa nostra comunità sociale, poi comportano anche delle modifiche legislative nei singoli stati. Pensate che l'Italia è stata invitata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a modificare la legge sull'ordinamento penitenziario, ad introdurre degli articoli specifici perché nel caso Torreggiani e altri contro Italia, presso la Corte Europea era stata di nuovo adita. Era stata di nuovo convenuta l'Italia perché alcuni soggetti che erano detenuti nei carceri di Busto Arsizio e Piacenza lamentavano sempre di avere uno spazio vitale eccessivamente esiguo, eccessivamente piccolo, e quindi erano lesi nel loro diritto a non subire trattamenti umani o degradanti. E la Corte europea ha invitato l'Italia a cambiare, ad introdurre ulteriori tutele per i soggetti detenuti. Infine, prima di passare la parola al mio collega Lorenzo, per farvi capire quanto questi diritti umani in questo nostro spazio dei diritti vengano tutelati e garantiti anche ai soggetti che non solo non hanno un legame di cittadinanza con lo Stato che ha violato questi diritti, ma diciamo sono addirittura dei soggetti con nessun legame col paese d'appartenenza, quali per esempio i migranti, vi racconto di questo caso, del caso Irsigyama e altri contro Italia. In questo caso si trattava di un salvataggio che era avvenuto vicino Lampedusa da parte di alcuni vascelli della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera italiani, di alcune imbarcazioni che trasportavano 200 persone di origine eritrea, di origine somala, in generale di origine africana. Queste imbarcazioni, per farvela breve, non erano state accolte nel territorio italiano, ma erano state rinviate in Libia, e questi soggetti lamentavano di aver subito una violazione del loro diritto a non subire torture, perché loro, essendo stati rinviati in Libia, rischiavano di subire delle torture dai paesi da cui loro scappavano. Quindi voi capite dei soggetti migranti che partono dall'Africa, che vengono tutelati presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e che citano in giudizio l'Italia, e l'Italia li ha risarciti. Chiaramente questo accade per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si trova a dover fare il famoso bilanciamento tra vari diritti e interessi collettivi, di cui noi tanto abbiamo parlato nelle nostre lezioni. Quindi capite, tribunali internazionali di tutela dei diritti umani che si trovano a fare bilanciamenti con interessi in gioco esattamente come i nostri tribunali nazionali, con la differenza che in quel caso si riconoscono diritti umani a tutti i soggetti, appunto uomini considerati semplicemente tali e non grazie ad ulteriori garanzie come appunto la cittadinanza, l'appartenenza ad alcune classi sociali. Per esempio, nel caso Viola contro Italia, cioè, che è un caso che la Corte di Strasburgo ha analizzato con particolare, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha sede a Strasburgo, ha analizzato con particolare attenzione. Si trattava appunto del caso di questo soggetto che era stato condannato per reati di associazione mafiosa, omicidio, sequestro di persona, possesso illegale di armi, ma che non aveva collaborato con la giustizia e quindi per un istituto che in Italia si chiama ergastolo ostativo non poteva subire, non poteva godere di sconti di pena che invece normalmente vengono concessi ai detenuti che, pur condannati all'ergastolo, collaborano con la giustizia. La Corte Europea dei Diritti, in generale, insomma, i detenuti che, anche se non condannati all'ergastolo, appunto collaborano con la giustizia e hanno un comportamento, diciamo, meritevole nella loro detenzione in carcere. Insomma, per farvela breve, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha invitato l'Italia a rivedere l'istituto dell'ergastolo ostativo, facendo appunto il bilanciamento che tanto siamo chiamati a fare fra diritti individuali e interessi collettivi. L'interesse collettivo alla repressione dei reati, a stare attenti ai soggetti che potrebbero manifestare una maggiore pericolosità sociale, ma d'altra parte il diritto di ciascuno ad avere degli interessi, a poterli coltivare, a poter coltivare la speranza di non vivere tutta la vita in carcere se il comportamento è comunque un comportamento in un certo senso meritevole. Passo quindi la parola al mio collega Lorenzo che parlerà della specifica situazione del Covid, che in realtà ci ha dimostrato proprio di recente quanto
i limiti statali e i limiti anche, come dire, geografici del globo in realtà siano non più attuali, perché appunto il Covid ci ha dimostrato quanto in realtà la nostra comunità non possa più essere una comunità statale, ma debba essere appunto una comunità sociale. E vi lascio appunto dicendovi che la Corte Europea dei diritti dell'uomo sarà chiamata a decidere anche sul tema Covid, perché anche nel caso appunto del Covid, alcuni soggetti, insomma, alcune persone fisiche ritengono di essere stati lesi dagli stati, per esempio nel loro diritto alla salute, perché sono stati obbligati a vaccinarsi o per altre situazioni specifiche. Quindi vi lascio dicendo, capite che tutto questo discorso sui tribunali internazionali, sugli accordi internazionali, ci fa capire come i diritti umani vengono garantiti per il solo fatto di essere delle persone che vivono nella nostra società. E questo è importante perché la nostra comunità non è più una comunità statale, come ho più volte detto, ma è una comunità sociale. E per riprendere la frase di Hannah Arendt all'inizio, è la comunità, è l'umanità stessa che quindi ci garantisce questi nostri diritti, il diritto di avere dei diritti. Passo quindi la parola alla mia collega Lorenzo, che appunto parlerà nello specifico del Covid, e quindi prego Lorenzo. Grazie Elena. Allora sì, abbiamo visto quindi qual è il rapporto oggi tra i diritti dell'individuo e gli interessi generali della società. Abbiamo visto con Anna la questione attuale dell'ambiente, che è una questione che dimostra come si configura, qual è il nuovo rapporto fra diritti individuali e interessi della società, l'ambiente come diritto di solidarietà, come diritto solidale, ci ha ricordato giustamente Anna. E ora, da ultimo, con Elena abbiamo visto come il concetto di comunità non debba essere più inteso come comunità statale, comunità nazionale. La società non è più solo quella che veniva identificata tradizionalmente con lo Stato, ma, Elena ha appunto detto, trascende i confini nazionali, i confini statali. Tuttavia, mi piacerebbe concludere quest'ultimo intervento dell'ultima lezione del ciclo Game of Rights, tornando a ragionare brevemente su quello che è stato il tema di fondo, che già Elena nell'apertura della lezione ha ricordato e che sicuramente voi avete capito dalle lezioni dei miei colleghi, che è il rapporto conflittuale che sussiste, che continua a sussistere tra individuo e società. E da questo punto di vista credo che la tematica del Covid dimostri bene come sia ancora attuale questo conflitto tra individuo e società. Infatti, con il Covid, lo Stato italiano, per la prima volta da quando esiste la Repubblica, quindi dal 1948, si è trovato costretto a ricorrere ad una serie di pesanti limitazioni rispetto ad alcuni diritti e libertà fondamentali. Si pensi, per esempio, alla libertà di circolazione, diritto fondamentale riconosciuto e garantito dall'articolo 16 della Carta Costituzionale, diritto che è stato limitato perché si doveva salvaguardare un interesse generale, un interesse della società. La salute pubblica, diritto anch'esso tutelato e riconosciuto dalla Carta Costituzionale all'articolo 32. Ecco, questo è un primo esempio di conflitto tra diritto individuale e diritto riferito invece alla società nel suo complesso, come comunità, in questo caso statale, ma è chiaro che con il Covid si possa anche fare un discorso di più ampio respiro e quindi considerare la comunità internazionale che abbiamo visto con Elena. Siamo stati circa per 2 anni in Italia con il cosiddetto stato di emergenza, ossia quella particolare situazione giuridica riconosciuta, prevista dall'ordinamento, che consente al governo di emanare una serie di norme restrittive rispetto ai diritti e rispetto alle libertà fondamentali, per far fronte, per risolvere situazioni di attuale e particolare emergenza, come era nel caso del Covid. Che cosa ha mostrato, a mio avviso, il Covid? Ha mostrato come i diritti individuali, le libertà fondamentali, anche appunto se diritti fondamentali, possono talvolta essere sacrificati, o per meglio dire limitati. Perché? Perché vi è la necessità di garantire un interesse della società, un interesse che è della comunità nel suo complesso. Infatti, l'essere parte di una comunità richiede all'individuo talvolta di vedere sacrificati, o meglio, come ho già detto, limitati alcuni diritti fondamentali, perché l'interesse generale della società tende a prevalere rispetto all'interesse del singolo, rispetto all'interesse dell'individuo.
Qui permettetemi una considerazione più generale, che è un'opinione del tutto personale. Il Covid ha mostrato come probabilmente nel corso degli ultimi decenni si sia posta eccessivamente l'attenzione solo all'individuo come soggetto singolo, come singolo uomo che non vive all'interno di una comunità, si è quindi posta un'attenzione eccessiva ai diritti dell'individuo, alle libertà fondamentali, mettendo così in secondo piano tutta la dimensione della società, cioè non si è considerato, a mio avviso, sufficientemente il fatto che l'individuo non è comunque un individuo che vive da solo, isolato nel mondo, ma è parte di una comunità. Ed è quindi importante riflettere e porre attenzione alla dimensione comunitaria, al dovere, per esempio, di solidarietà, dovere previsto dalla nostra Carta Costituzionale. La società è stata vista come un ostacolo, spesso, all'individuo, ai suoi diritti individuali, alle libertà dell'individuo. È stato visto come un ostacolo rispetto alla possibilità del singolo di conseguire il pieno sviluppo della sua personalità, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Quando invece, a mio avviso, il punto di partenza deve essere proprio l'esatto opposto, e cioè che l'individuo, e qui mi ricollego alla bellissima frase di Elena, che Elena ha riportato di Hannah Arendt, che può essere semplificata, credo, così, e cioè che l'individuo ha bisogno dell'umanità, ha bisogno in questo senso della società. La società è il presupposto affinché l'individuo possa godere dei propri diritti, delle proprie libertà fondamentali e possa così vedere soddisfatte e conseguire il pieno sviluppo della propria personalità. Possiamo citare anche un altro autore da questo punto di vista, di cui ci ha già parlato Anna, quando abbiamo visto la moltiplicazione dei diritti nel corso degli ultimi decenni rispetto a il riferimento è quindi a Norberto Bobbio, all'età dei diritti, e Norberto Bobbio, nel corso degli ultimi anni della sua vita, affermò tuttavia che se avesse avuto ancora tempo avrebbe scritto l'età dei doveri, proprio a voler significare come è necessario considerare senz'altro i diritti dell'individuo, le libertà fondamentali, ma non bisogna mai dimenticare che l'individuo è parte di una comunità e il concetto di dovere è un concetto che richiama appunto la comunità, l'essere parte di una società. Al di là del Covid è quindi evidente, credo, che il conflitto tra individuo e società sia un conflitto non solo attuale, ma anche inevitabile, per la semplice ragione che l'individuo è mosso, cioè agisce legittimamente, guardando quello che è il proprio interesse personale ed egoistico, ponendosi così in contrasto in maniera costante rispetto alla società, agli interessi invece che appartengono alla comunità nel suo complesso. Ed è quindi necessario che cosa? Un bilanciamento. Cos'è il bilanciamento? L'abbiamo visto in questa lezione, l'hanno spiegato molto meglio di me i colleghi nelle lezioni precedenti. Cioè il tentativo di trovare un punto di equilibrio, un punto di incontro tra interessi contrastanti, interessi del singolo e l'interesse della comunità. Su questo magari poi torneremo nel corso del dibattito, potremmo fare l'esempio del vaccino nel nostro ordinamento, come lo Stato ha deciso di tutelare la salute pubblica nel caso del Covid, con quel ricorso a quello che non era un vero e proprio obbligo vaccinale. Ma su questo torneremo semmai più avanti. Comunque è chiaro che sia necessario un bilanciamento tra interessi contrastanti. Chiudo dicendo che il conflitto fra individuo e società è un conflitto non solo attuale ed inevitabile, ma è un conflitto che credo debba essere affrontato tenendo sempre in considerazione che le libertà e i diritti individuali, come in parte ho già detto, possono, debbono talvolta essere sacrificati. Essere sacrificati in quanto solo così è possibile assicurare la convivenza pacifica tra gli individui. Del resto, e qui veramente termino questo intervento, il compito stesso del diritto è quello di ordinare la società, di organizzare la società, il diritto come strumento ordinante della società, per assicurare così la libera e la pacifica convivenza tra gli individui e soprattutto evitare che il più forte prevalga sul più debole. Io con questo avrei terminato, possiamo ora interrompere la registrazione e aprire il dibattito. Grazie a tutti per l'attenzione.